buongiorno. È arrivato a bocca, ragazzi. Abbiamo risolto. Abbiamo risolto, abbiamo il giornalista a bocca. Senti, volevo dire così, interessare alle donne così in generale. Questo signore quest'estate l'ho visto in spiaggia. No, vabbè, non puoi svelare quello. Devo dire, ragazzi, non puoi svelare tutti i segreti. In costume da bagno ha il suo perché, cioè non ha un filo di grasso, per essere uno di sinistra. No, che lo dicessi per essere uno di sinistra. No, no, perché quelli di sinistra non badano alla forma fisica, al corpo, all'aspetto. Ma è questo che è stata inserita la frase centro-sinistra, per cercare di andare anche in palestra. La famosa bellocrazia di cui si parla, no? La bellocrazia. Siamo noi. Infatti da quando c'è Renzi c'è un po' tutti. Certo. Se tu vedi Ballarò presentato a Giannini è un bell'uomo. Cioè Giannini. Massimo Giannini è un bellissimo uomo. Eccolo! C'è del tempo. È un bellissimo uomo, simpaticissimo, intelligentissimo. Lo conosciamo, se poi lo chiamiamo a quest'ora. Certo. Aspettatemi un telefono. A quest'ora secondo me il dottor Giannini sta facendo le prove. Allora, vediamo un po', io dovrei avere un numero perché c'ho una cosa da fare. Hai una liaison con il dottor Giannini? Ragazzi, voi, allora, non potete capire. Vabbè, ma tanto è tardissimo, sono le 7, cioè, guarda che al gruppo l'espresso ci ha insegnato a svegliarsi alle 4. Scusa, lo metto in viva voce. Ah. Oh, cazzo suo! Sì, diciamo, la prendacchia e chiudiamo. No, c'è una cassa. Guarda, Giannini Massimo Repubblica. Massimo? Riccardo Bocca. Massimo? Sì. Massimo, guarda che siamo a Edicola Fiore. Stai Sento attento Antonio, a quello che ti dice adesso Rosario, eh? Sei in diretta Massimo. Attenzione, allora pensa, siamo qua al baretto, come senti c'è un sacco di gente, alle 6.57 ti abbiamo svegliato, c'è Riccardo Bocca dell'Espresso, figlio di Manfellotto, sì. O si sono incazzati perché ho detto che sei bellissimo, no, e bravissimo, ma che? Sì, che non essere in questo momento. Allora, senti un po', no, stiamo leggendo sui giornali, cioè tutti sì. I giornali, tu non lo sai perché sei ancora a casa, ma noi abbiamo i giornali davanti, avrai Benigni sì. A prima puntata, Azz! Stiamo lavorando. Mettiamola così. Allora gli vuoi fare proprio del male a Floris, dilla la verità, proprio Floris. No, io voglio fare del bene al servizio pubblico. Ecco. No, però il servizio. Aspetta, una domanda te la facciamo fare da un addetto ai lavori, da Riccardo Bocca in persona. Vai, Riccardo. Certo. Allora, quale sarà la trasformazione fondamentale di Ballarò? Cioè, verrà fucilato Pagnoncelli o no alla fine di ogni puntata? No, non potrò fucilarlo, anche se io volessi farlo, non potrò perché lui sta con Floris, anche lui, quella è la sta compagnia con Floris. Certo, perché ci sarà la Ghisleri. La Ghisleri è molto meglio di Pagnoncelli. Molto meglio. E poi la sondaggista di Berlusconi, quindi meglio di così. Chi? Certo, come la Ghisleri. La sondaggista che andrà da Massimo Giannini e la sondaggista che fa i sondaggi per Berlusconi. Ma non c'era una cosa che si beveva, la ferrochina Ghisleri? No, erano i biscotti Gal Ghisleri. Massimo, allora ti facciamo intanto gli in bocca al lupo. Volevo dirti che guarda, sarà un successo. Ti posso dire una cosa? Mia moglie mi ha detto una cosa. Mia moglie è una ci prende. Però non guarda la televisione. Però mi ha detto così. Guarda, posso dirti la verità, Rosario? Io non ti tradirei mai. Ma se proprio ti dovessi tradire con qualcuno, io ti tradirei con Massimo Giannini. Me l'ha proprio detto. E non ti ha detto che la
già fatto, però questo è un colpo basso. Vabbè, senti, scusa, la prima puntata, oltre Benigni, ci state lavorando praticamente, è già là, è già inquadrato, è già pronto. Sicuramente parlerà di Renzi Benigni, no? Perché farà il pezzo su Renzi, sicuro, sicuramente sì. Ma tu non sai niente, non perché so. se viene parlerà. Dai. Vabbè, altri ospiti prima puntata? Il colpaccio tipo Vespa ci ha avuto Renzi prima puntata. Chi ci sarà a Ballarò? No, non lo posso dire, perché ancora anche lì ci stiamo, il cantiere è aperto. Verdini? No, Verdini no. Non alla prima. Ah, però ci sarà. Vabbè. Pare che rilasciano corona apposta. Ma per aver puntato in Ballarò. Lo sai che mi piacerebbe fare, se ci riuscissi alla prima puntata, non portare neanche un politico. Come no? Ah, neanche un politico alla prima puntata. Questo è uno scoop, eh? Questo è uno scoop. Se ci riuscissi sarebbe bellissimo. Non ce la fai. Con i politici non ce la puoi fare, quelli sono già là davanti col cerone. È vero. Non ce la puoi fare. Su quello non ce la puoi fare. Sono già quartierati in studio. Senti, ma eri già sveglio? No, ancora no, ma avete svegliato, non confesso. Scusa, ma però Massimo, come minimo, secondo me dovresti far venire Fiore la prima puntata. No, ma c'ha Benigni, non posso, io vengo alla terza. Vabbè, io alla terza. Fiore può venire quando vuole. Grazie Massimo, grazie. Vabbè, salutiamo Massimo Giannini in diretta. Al cellulare, ciao Massimo. Grazie di tutto, un abbraccio. Aspetta, un saluto a Floris perché ha dato tanto alla Rai e ha preso tanto dalla 7, quindi... un capolavoro. Un saluto glielo fai a Floris, su, salutino. Ma come no, Giovanni, un grande in bocca al lupo, c'è spazio per tutti, vedrai che... Esatto, c'è spazio per tutti. Saremo tutti contenti. Grazie a Massimo Giannini, grazie. Ciao Massimo, ciao. Cioè, hai visto che meraviglia? Oh, incredibile, ragazzi. Hai visto che me... quella in diretta così.